Ciao a tutti e benvenuti su Sempre in Abichi. Il video che voglio proporvi oggi è un video un po' diverso dal solito perché è il primo in assoluto che realizzo in questo modo, ma ho pensato che fosse un'idea carina e simpatica. L'ho visto realizzare sui canali americani e l'idea mi è piaciuta molto perché è un'occasione in più di farvi vedere prodotti che ho realmente provato e terminato all'interno del mese. Quindi, come vedete dal titolo, sono gli empties del mese di ottobre e metà novembre. Tra l'altro mi chiedete spesso di parlarvi anche di prodotti con cui invece ho avuto dei dubbi o con cui non mi sono trovata bene, e questi potrebbero essere i video di occasione adatta anche a questo scopo. Quindi, se vi interessa, fatemelo sapere in modo che io continui a realizzarli nei prossimi mesi, anche perché sto cercando di conservare in un sacchetto tutte le confezioni vuote che termino in modo poi da potervene parlare ed anche mostrarvele. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è uno shampoo che ho terminato giusto questa mattina quando ho lavato i capelli, ed è un prodotto di cui vi ho già parlato in passato, credo fosse anche nei miei prodotti top del mese scorso. Il marchio è Hermed e in particolare questo è il B7 Oli Purissimi, che è uno shampoo fantastico per quel che riguarda la ricostituzione dei capelli e la luminosità dei capelli. In questo periodo sto veramente provando e sto anche chiedendo di provare con le aziende con cui ho contatti i prodotti appunto per capelli, perché vorrei parlarvene sempre di più. Sono prodotti di cui si parla forse un pochino meno, e soprattutto perché, come vi ho raccontato, nell'ultimo periodo avevo avuto un problema ai capelli per cui sembravano più aridi e più spenti del solito, e quindi mi sono voluta concentrare anche un po' di più nello scoprire prodotti che funzionano realmente e che hanno un claim che promette quello che poi realmente è il risultato, e quindi ve ne parlerò prossimamente. Sicuramente Hermed è un marchio che mi è piaciuto moltissimo. La confezione in realtà può sembrare abbastanza piccolina, in realtà a me è durata circa un mese e mezzo, e io lavo più o meno i capelli due volte alla settimana, quindi cerco di non stressarli troppo anche dal punto di vista dei lavaggi. Questo è un prodotto che vi consiglio, potete scoprire dove andare ad acquistarlo eventualmente sul sito ufficiale di Hermed, credo che li vendano anche online. Io avevo già provato anche un'altra linea all'interno di una confezione con dei sample e mi ero trovata molto bene, per cui sono stata ben felice di scoprirlo. Abbinato a questo shampoo c'è anche un olio da utilizzare sulle punte per andare a ricostituire, diciamo, il fusto, la fibra dei capelli, appiattire quindi il fusto del capello stesso e regalare questo effetto appunto di lucentezza e di aspetto sano, che non ho ancora terminato ma con cui mi sto trovando altrettanto bene. Un altro prodotto che ho terminato sempre questo mese e che riguarda i capelli è lo shampoo secco di Batiste. Questo viene venduto anche nei supermercati, lo trovate sia nei negozi che rivendono appunto prodotti per parrucchieri, lo trovate anche in alcune drogherie, ma si trova anche ad esempio all'Esselunga, che è un comunissimo supermercato. Purtroppo qui in Italia è presente solo la versione classica, so che esistono invece all'estero altre profumazioni come il limone, blush, che dicono essere molto piacevoli per quel che riguarda l'aroma, la fragranza. È un prodotto con cui mi sono trovata bene, anche se io ne ho scoperto un altro di shampoo secco di recente, fatto da Garnier, con cui mi trovo benissimo, e credo che farò un video a breve dedicato solo a questo, perché credo che sia il miglior shampoo secco che ho mai provato fino ad oggi. In ogni caso, se volete vedere come funziona uno shampoo secco e come utilizzarlo, potete guardare il video che avevo realizzato l'anno scorso su appunto l'effetto prima e dopo, per capire anche un po' meglio di che cosa stiamo parlando. A differenza però di Batiste, e questo è il motivo per cui non lo ricomprerò, ho trovato appunto, come vi dicevo, questo nuovo di Garnier Fructis, con cui mi trovo benissimo, che non lascia alcun residuo bianco sui capelli innanzitutto, e che lascia i capelli morbidissimi, mentre questo, dopo averlo utilizzato, all'aspetto sembrano molto puliti, però toccandoli si percepisce chiaramente che il capello non è pulito, perché lascia un residuo sui capelli appiccicoso abbastanza spesso, che è anche fastidioso. Quindi questo vi consente in situazioni di emergenza di avere i capelli puliti, però può essere utilizzato massimo una volta, cioè un giorno, perché poi io per esempio a fine giornata inizio a grattarmi e non vedo l'ora di lavarmi comunque i capelli. Quindi è un prodotto sicuramente facile, molto rintracciabile, nel senso che viene venduto un po' dappertutto, ma che io personalmente non ricomprerò perché ne ho trovato uno migliore. Sempre per quel che riguarda i capelli, uno shampoo, anche questo finito, come vi dicevo ne sto provando veramente tantissimi in questo periodo. La linea è Jean Paul Minet e questo è uno shampoo che mi è stato in realtà inviato da recensire, quindi non l'ho comprato io. È una linea professionale che trovate in alcuni parrucchieri, e qui sotto magari nel box informazioni, come sempre, di tutto quel che vi parlo, vi lascio, se ce li ho, i link di riferimento per andare a scoprire eventuali informazioni o eventuali punti vendita.
Questo in particolare, come vi dicevo, scusatemi, non è lo shampoo, è il balsamo e mi sono trovata benissimo. Questo è uno shampoo veramente molto leggero, lascia i capelli morbidissimi, soffici, ha una profumazione gradevolissima e ha ricostituito veramente molto bene i capelli dopo lo shampoo. Alcuni balsami sono per me troppo grassi, quindi lasciano questo effetto molto appesantito sul capello e altri invece sono assolutamente inconsistenti, quindi sembra quando si sciacquano di non aver neanche utilizzato il balsamo. Ecco, questo invece mi piace perché ha una formula molto nutritiva nei confronti del capello, ma poi non lascia residui che appesantiscono e quindi io soprattutto con i capelli lisci rischio di avere, se ho l'effetto appesantito, il capello che sembra ancora sporco. Questo invece è un prodotto fantastico. Ammetto però che invece per quel che riguarda lo shampoo non mi ha colpito altrettanto come il balsamo, nel senso che è un prodotto valido, però come probabilmente molti altri sul mercato, mentre il balsamo è stato sicuramente il prodotto che infatti ho finito per primo perché mi è piaciuto tantissimo, il prodotto che dei due mi ha colpito di più. Ultimo prodotto per i capelli di cui vi parlo, e anche qua sapete che è uno dei miei preferiti in assoluto, vedete che non è rimasto più e sicuramente lo ricomprerò. Avevo già terminato il balsamo tempo fa allo stesso, aroma, è di Jo Malone ed è lo shampoo Lime Basil and Mandarin. Allora, innanzitutto come azione sui capelli, perché lascia i capelli molto puliti, molto soffici e non li secca assolutamente, ma poi per la profumazione ha una fragranza che è buonissima. Io ho anche il profumo proprio vero e proprio di questo prodotto, ma è uno shampoo che voi continuate a sentire anche fino a 2 o 3 giorni dopo aver lavato i capelli e veramente continuate a sentirlo appunto quando vi muovete, quando i capelli si muovono, che a me piace tantissimo perché regala questo alone di profumo intorno a voi senza essere fastidioso, che però per chi si avvicina eccetera consente di sentirvi profumatissime, quindi è una sensazione veramente molto buona. Io lo sento addirittura sul cuscino quando mi sveglio la mattina dopo che ho lavato i capelli perché ho dormito appunto appoggiata e tutto il cuscino profuma di questo prodotto, che è veramente ottimo. Come vi dicevo, esiste anche il balsamo della stessa profumazione e in combinata sono fantastici, quindi questo sicuramente lo andrò a ricomprare. Ecco, forse unico neo di questo prodotto è la confezione perché è bellissima, è molto elegante pur essendo in plastica, però rende un po' più difficile far fuoriuscire il prodotto, non so se riuscite a vederlo, quando il prodotto è quasi terminato, perché essendo la base quadrata il prodotto tende a fermarsi negli angoli e non arrivare facilmente al foro invece centrale, quindi dovete necessariamente aggiungere un po' di acqua e poi ovviamente shakerarlo un po' per poter utilizzare tutto il prodotto rimasto sul fondo. Finiti i prodotti per capelli, vi parlo invece di un prodotto per il viso. Questa è una maschera. Questa in realtà è una maschera che si chiama Terra Madre, non è una nuova maschera, nel senso che questa era la vecchia maschera al cioccolato che adesso ha cambiato nome e che io adoro e che appunto, come vi dicevo, trovo buonissima. Ma è completamente finita e in particolare il vasetto lo tengo perché ha un programma che se riportate delle confezioni come questa vuote e pulite in negozio, se non sbaglio sono 5, potete avere una maschera gratuita in regalo. È una maschera buonissima, ha un aroma appunto che sa di cioccolato e viene quasi voglia di mangiarla. All'interno però vi leggo cosa c'è, ci sono fango marocchino, burro di cacao, vaniglia che servono a pulire il viso e a lasciarlo molto ben idratato, quindi è una maschera che potete usare in tutta tranquillità, facilissimamente, gli ingredienti sono tutti naturali, va conservata però in frigorifero, quindi questo potrebbe essere l'unico forse neo, nel senso che per garantire ovviamente che gli ingredienti si conservino al meglio, essendo tutti naturali, non avendo conservanti, dovete necessariamente tenerla in frigorifero. Per il corpo invece ho terminato questo bagno schiuma di Sephora. Sephora ha una linea che al di là del packaging colorato, quindi che è anche molto accattivante da vedere, è uscita con delle nuove profumazioni, fra cui questa che è Fleur de Coton, che è buonissima. La confezione è da 140 ml e questo è un bagno doccia, diciamo, è una formula molto cremosa che ha questo aroma particolare di pulito, di cotone, che a me è piaciuto particolarmente. Unica cosa, come tutti i prodotti di questo genere, è se non amo veramente la fragranza, mi piacciono tantissimo per le prime 2 o 3 settimane, poi ho voglia di cambiare un po' e le confezioni invece sono molto grandi, quindi sono un po' più lunghe da finire. Sono dei prodotti ottimi, dovete amare ovviamente l'effetto del bagnoschiuma, quindi se ad esempio siete persone che amano di più il sapone, che non lascia assolutamente residui, che non lascia la pelle morbida, ma amate quell'effetto un po' più appunto di attrito, di pulito, sicuramente questo
non è il prodotto per voi. Per il viso poi sto prendendo random veramente dal sacchetto, quindi per il viso una crema che ho finito di utilizzare proprio l'altro ieri e che non vedo l'ora di andare a ricomprare perché mi piace tantissimo è questa di Dior. Sapete che io uso regolarmente la linea Hydralife di Dior. Avevo terminato però la crème sorbet nel periodo estivo, che è quella nel pot di vetro, e quindi ho cominciato a utilizzare questa, che prima stendevo comunque durante il periodo estivo in quelle giornate in cui volevo diciamo ritoccare il finish della grana della pelle, quindi la stendevo addirittura al di sopra in alcune zone tipo il naso e le guance per avere questo aspetto più vellutato e uniforme, e nel periodo invernale, autunnale soprattutto, invece l'ho utilizzata come vera e propria crema. È una crema sicuramente che come prima azione ha quella di andare a rifinire, appunto, come vi dicevo, la grana della pelle, quindi l'aspetto dei pori, il fatto di avere una pelle più uniforme, più compatta, eccetera. Ha una formula abbastanza idratante, ma non è sicuramente una delle formule più nutritive, quindi se cercate, avete una pelle veramente molto molto secca e avete bisogno di una crema molto più nutriente, vi consiglio sempre dell'Hydralife, la formula, quella un po' più ricca. Questa va benissimo se avete una pelle mista come la mia, ad esempio, o appunto volete avere questo finish da stendere al di sopra che mi consente di uniformare l'aspetto dei pori. Mi piace innanzitutto la confezione, questo perché non va prelevata con le dita o con la spatolina, semplicemente premete la parte superiore e il contenitore è uno di quelli senza aria, quindi all'interno la crema si conserva perfettamente, è facilissima da usare in velocità e dura veramente tantissimo tempo, quindi è una crema fantastica che vi consiglio di andare a provare. Dior, secondo me, dal punto di vista dei trattamenti viso, quindi del Swen, è uno dei marchi migliori che mi sento di suggerire nel mondo della profumeria. Visto che parlo di Dior, ovviamente vi parlo anche del fondotinta che sapete già, perché ve l'ho detto nei video scorsi, che ho terminato sempre nel mese di ottobre. Sono già passata al nude e ad altri di cui vi parlerò prossimamente nei video top, però assolutamente questo è un fondotinta che merita, è il Dior Skin Forever. Io ce l'ho nella colorazione 020 che ormai è finita e che sicuramente ricomprerò perché mi sono trovata benissimo. Lascia un finish satinato ma luminoso e si stende facilissimamente, quindi l'effetto a me è piaciuto tantissimo. Tra l'altro io avevo provato con le ultime, diciamo, applicazioni che mi erano rimaste a utilizzarlo con i nuovi pennelli di Dior ed è fantastico, quindi se cercate un fondotinta che vi regali questo aspetto naturale e leggero, ma che lascia un finish satinato, uniforme e non lucido durante la giornata, andate a provare questo fondotinta perché è molto valido. Per i capelli ce n'era un altro, ve ne ho detto che ne ho provati veramente tantissimo. Questo è un prodotto storico che utilizzo veramente da anni e anni e che consente veramente ai miei capelli di avere una botta di energia e di rigenerarsi molto velocemente. È un prodotto che contiene siliconi e semi di lino, ovviamente, e io lo utilizzo perché appunto in alcuni periodi in cui ho i capelli particolarmente aridi come aspetto, avendo i capelli trattati anche in passato con i colpi di sole, ho necessariamente bisogno di utilizzare anche dei prodotti che regalino poi un aspetto finito, lucido, sano del capello, e questo è un prodotto infallibile, oltre al fatto che ha una fragranza, una profumazione che è secondo me una delle più buone che ho mai provato per questi prodotti. Il prodotto è della Cosmesi e Cosmetici e si chiama I Semi di Lino. Non so dove potervi dire di acquistarlo perché io lo compro in un negozio specializzato in vendita di prodotti per parrucchieri, però è distribuito da Teve SAS, quindi nel caso dovessi trovare qualcosa su internet ve lo lascio sempre qui sotto nel box informazioni. È buonissimo e dura tantissimo tempo. Parliamo invece finalmente di un prodotto con cui non mi sono trovata e che in realtà non è terminato e che ho conservato comunque per parlarvene, tanto che mi riprometto di farlo e che credo regalerò a mia mamma probabilmente, perché è probabilmente più adatto per una pelle come la sua, ed è il Visionaire di Lancôme. Allora, il prodotto mi è spiaciuto tantissimo perché oltre a essere un prodotto abbastanza costoso, io l'ho utilizzato come vedete solo pochissimo, oltre a essere un prodotto abbastanza costoso ha una fragranza e un finish che mi piacciono da impazzire. Come texture credo che sia una delle più buone che ho avuto modo di sentire tra le mani, sul viso, eccetera. Peccato che questa crema, per quel che mi riguarda, e so che ha creato lo stesso problema anche a molte di voi perché me l'avete scritto su Twitter o tra i commenti, a me fa uscire degli sfoghi terribili sul viso, quindi mi riempio di puntini e di brufoletti sempre e solo quando la utilizzo. Ho fatto dei test più di una volta perché ovviamente mi spiaceva non poterla utilizzare, quindi ho provato ad aspettare il tempo
tempo che la pelle si rigenerasse, che tutte le impurità e le imperfezioni andassero via, e poi l'ho riutilizzato e mi è successa la stessa cosa. Questo l'ho fatto per bene 3 o 4 volte e tutte le volte mi è successo, quindi sono arrivata alla conclusione che è proprio questo prodotto. Quindi fatemi sapere chi fra voi invece si trova bene con questo prodotto, o se sono l'unica che ha avuto questo problema, perché per me questo è un prodotto no, nel senso che non è adatto alla mia pelle, pur essendo un prodotto magnifico in termini di texture. Sempre di Lush, e anche qui ve ne ho già parlato, è un prodotto che anche questo ricomprerò, anzi in realtà ho già ricomperato però nella versione fucsia, che è quella che profuma un po' più di bubblegum, è questo scrub per le labbra esfoliante che si chiama Labbrow Meravigliao, ora è vuoto ovviamente, questo è la colorazione sembra canna da zucchero quando lo vedete, e in realtà sono proprio dei granelli di zucchero impregnati di olio di jojoba, estratto di vaniglia, essenza di cacao e olio di tagete. Potete anche leccarlo, perché proprio anche questo è un prodotto completamente naturale, quindi non ha ingredienti all'interno che possono essere dannosi. Infatti, tra le modalità d'uso viene anche suggerito, se non avete voglia di sciacquarlo o altro, di leccare i granelli dello zucchero dopo che avete sfregato le labbra con dei movimenti circolari. Il vasetto profuma ancora tantissimo di zucchero filato, di vaniglia, è buonissimo. Io questo lo utilizzo una volta alla settimana circa, mentre sono nel bagno, nella vasca da bagno, per appunto andare a esfoliare anche le labbra e non avere le pellicine tipiche del periodo autunno-inverno in cui a me si seccano moltissimo le labbra. E per il bagno, anche qua chi mi segue su Twitter, sono certa, avrà visto in passato le foto di questo prodotto, che è in una confezione decanter di vetro meravigliosa. Quindi questa può essere anche un'idea regalo fantastica adesso che arriva il periodo di Natale per chi è appassionato della fragranza numero Sank di Chanel. Sapete che adesso è stato rilanciato da poco il profumo con il lancio della nuova campagna che vede come testimonial Brad Pitt. È un profumo che o piace o non piace, a me personalmente piace molto, trovo che sia un classico intramontabile. Questo è un prodotto però che vi consiglio se avete l'occasione di provare, soprattutto se amate questa fragranza, perché è un olio da bagno molto ricco e corposo. Quando lo diciamo mettete nell'acqua si trasforma in una sorta di latte da bagno, quindi biancastro, e profuma tantissimo l'acqua e anche la vostra pelle, lasciandola anche morbidissima. Quindi è veramente fantastico. A me è durato quasi un anno, quindi ne basta veramente una piccola quantità. Quello che io facevo è riversare appunto la dose di un tappo all'interno di una vasca da bagno piena, e vedrete, madonna, l'ho aperto, si sente ancora tantissimo il profumo ed è buonissimo. E poi la confezione, come vi dicevo, è in vetro, quindi elegantissima anche come regalo. All'interno il liquido è ambrato, quindi si presenta anche veramente molto bene, e anche questo è un prodotto che sicuramente io riacquisterò perché mi piace tantissimo, è proprio una coccola lussuosa che vi regalate come momento solo per voi nel bagno. Con lo stesso concetto anche il bagnoschiuma Acqua di Parma, questo in particolare è quello all'iris nobile, che è una delle mie profumazioni preferite. La confezione in questo caso è in plastica e il liquido all'interno è sempre ambrato, quindi quando la comprate è anche questa molto elegante. E se non sbaglio, sotto il periodo di Natale ci sono anche dei cofanetti che includono la fragranza e il bagnoschiuma, o il bagnoschiuma e la crema corpo, quindi è veramente buonissima. Anche qui ne basta pochissimo, e quello che mi piace anche qua è che ha la stessa profumazione reale del profumo. Ne basta una quantità piccolissima perché questo bagnoschiuma ha una fragranza concentratissima, quindi profuma veramente tutta l'acqua, e io questo l'ho già ricomperato perché mi piace tantissimo, come vi dicevo, e quindi per me il bagno rappresenta veramente un momento di relax, soprattutto perché ultimamente riesco a farlo solamente la sera tardi, e quindi voglio veramente qualcosa che mi dia soddisfazione, mi dia l'idea di cura, di coccola per me stessa, e scelgo quindi dei prodotti che mi piacciono, che hanno delle fragranze che già mi consentono di sentirmi più bella, più rilassata, non lo so, quindi sono dei prodotti ottimi. L'ultimo prodotto è invece un altro prodotto, se vogliamo, no, secondo me, che anche qua ho voluto provare, e sono gli smalti della Caviar Manicure di Sia Te. Perché è un prodotto no, allora, per quel che mi riguarda? Non tanto per la formula e il concetto della Caviar Manicure, che può anche piacere, lo trovo spiritoso e sicuramente alternativo. Non mi è piaciuta la versione sul bianco perché le sfere non sono delle perle, sembrano più delle palline di vetro, quindi sono trasparenti all'interno e sull'unghia, a mio avviso, fanno un effetto che personalmente non mi piace, non trovo elegante, e quindi non mi sono piaciute per questo. Mi avevano fatto provare, quando ero andata alla presentazione Sephora, dove vengono rivenduti appunto, la versione invece sul nero, che mi è piaciuta tantissimo e che voglio quindi acquistare per provare sotto le feste, avere un qualcosa di un po' più particolare. La
La bianca io non mi sono trovata bene, però magari a molti di voi piace, anzi fatemi sapere se qualcuno l'ha provata e si è trovata benissimo. È un effetto molto strano. Quello che poi peraltro non mi piace tantissimo, anche in relazione al rapporto qualità-prezzo, che sono comunque dei kit abbastanza costosi, non hanno neanche una durata nel tempo così lunga, nel senso che le palline non possono essere coperte con il trasparente se volete mantenere questo effetto caviale e quindi durante i giorni tendete a perderle in tutti gli angolini o altro, sono veramente un incubo da togliere se non vengono via da sole e in più si incastrano veramente nei collan, nelle calze, nei maglioni, quindi sinceramente l'idea la trovo molto originale per una serata particolare e dovete trovare veramente il colore che vi convince, per il resto non è un prodotto su cui io personalmente credo reinvestirei più di tanto, quindi probabilmente una serata va bene, ma poi non è un kit che riacquisterei in continuazione come altri smalti. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e se è un tipo di video che avete voglia di vedere riproposto anche nei prossimi mesi o comunque magari non con una periodicità mensile, ma man mano che riesco a riempire sacchetti come questo, in modo da avere un'occasione in più di farvi vedere che cosa ho usato nei mesi appena trascorsi, come mi sono trovata, a dirvi come sempre con obiettività quali sono i lati positivi e i lati invece un po' più negativi da migliorare del prodotto, sempre secondo la mia opinione ovviamente. Lasciatemi come al solito quindi i vostri commenti, venite a trovarmi anche sul blog www.simplinabiki.com per contenuti aggiornati fra un video e l'altro e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!